Buonasera a tutti. Prima di iniziare questo consiglio comunale, partiamo con l'inno nazionale. Lascio la parola al dottor Fredella per l'appello. Buonasera a tutti. Gatti Arconte. Presente. Zara Edoardo. Miriani Martina. Gatti Emanuele. Valceschini Federico. Giuliano Doris. Giudici Simona, Sara Claudio, Grigolon Francesco, Gualdoni Giambattista, Gualdoni Montagnana Danilo, Cazzola Elisa, rivolta a Maurizio e assente giustificato. Primo punto all'ordine del giorno prevede l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Se non ci sono interventi. Grazie, consigliere Zara, Edoardo. Sì, no, solo come la scorsa volta, un errore di trascrizione, la confusione tra me e l'assessore Zara Claudio. All'allegato 2, quindi il verbale dell'ultima seduta, quella del 5 di dicembre, a pagina 12 viene riportata una risposta che viene data con scritto consigliere Zara, mentre in realtà è l'assessore Zara, anche perché poi subito dopo ho preso la parola io e quindi altrimenti sarebbe doppia. Solo questa correzione. Ci impegneremo a dire il nome prima di parlare, così da rendere più semplice le trascrizioni. Grazie. Bene, allora passiamo alla votazione. Quanti sono favorevoli? Contrari? Astenuti? 3. Secondo punto, piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate, ex articolo 20, decreto legge 175-2016 e successive modifiche, aggiornamento al 31-12-2022. Relaziona il consigliere Edoardo Zara. Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti. Ma niente di particolare, una delibera che conosciamo bene. Come ogni anno andiamo ad approvare questo atto dovuto. Fondamentalmente abbiamo effettuato, come ogni anno, la ricognizione del 31-12-2022. Come avrete avuto modo di vedere dalla delibera, abbiamo le partecipazioni dirette in Capholding, in Consorzio dei Navigli SPA e in Alfa SRL, e diverse partecipazioni indirette per la maggior parte tramite Capholding e poi una tramite Alfa SRL.
stata effettuata la ricognizione e, come era anche prevedibile, non si è resa necessaria alcun tipo di razionalizzazione, di conseguenza si procede tutto in maniera regolare. Grazie. Se non ci sono domande, passiamo alla votazione. Quanti sono favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? 3 astenuti. Per immediata eseguibilità, quanti sono favorevoli? E 3 astenuti. Passiamo al punto numero 3, che è la relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ex articolo 30 decreto legge numero 201 del 2022, per l'approvazione. Relazione il consigliere Edoardo Zara. Sì, grazie sindaco. Allora, questa invece è una delibera che troviamo in consiglio comunale ed è un po' una novità rispetto a quanto effettuato gli anni scorsi. È una nuova richiesta che arriva da parte del legislatore, secondo cui si ritiene necessario e viene richiesto alle amministrazioni comunali di approvare. Non è ancora chiarissimo se in giunto in consiglio, abbiamo scelto di approvarla anche in consiglio perché sembra essere la strada più certa, più sicura, ma si attendono ancora alcuni dettagli, di approvare appunto una relazione nella quale si vanno a, insomma, evidenziare quali sono i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Da questi, come avrete avuto modo di vedere in delibera, ne sono emersi solamente due, perché diversi non vengono considerati, quindi tutta la parte e l'area relativa ai servizi sociali, all'istruzione, al mondo scolastico non deve essere inserita all'interno di questa relazione. Di conseguenza, con gli uffici, dal lavoro effettuato, sono state ritenute di rilevanza economica due servizi. Il primo è il servizio di lampade votive cimiteriali, per ovvie ragioni mi viene da dire, e il secondo è il servizio di gestione dell'impianto sportivo. Nella fattispecie si tratta del servizio di gestione dell'impianto sportivo di Via Rossini, che è l'impianto ritenuto a rilevanza economica per quanto riguarda le nostre strutture. Fondamentalmente questo, il contenuto della delibera riguarderà poi appunto la trasmissione di questa rilevazione agli organi competenti. Se c'è qualche domanda. Grazie. Essendo due tipologie di affidamento di servizi simili, come mai anche il campo sportivo USVI non viene considerato? Allora, questo tema è un tema che già la prima volta che non è stato ritenuto di rilevanza economica è stato, penso, nel 2016-2017 la struttura, ed era proprio relativo a una rilevazione effettuata ai tempi, adesso vado a memoria, secondo cui gli allora responsabili del tempo non ritennero la struttura del campo sportivo di Via delle Azalee a rilevanza economica, tanto che già ai tempi si fece un affidamento diretto e non una gara, come invece venne effettuato per il centro sportivo di Via Rossini. Anche oggi è stata confermata questa cosa. Ci sono delle differenze sia strutturali sia in termini di opportunità sulle due strutture, quindi si è valutato, secondo dei parametri che sono stati tenuti in considerazione dagli uffici, che sono poi parametri, adesso tecnicamente non voglio entrare nel merito, eventualmente il dottor Fredella ce li potrà illustrare meglio, o comunque gli uffici saranno in grado di illustrarli meglio. La struttura, avendo solamente a disponibilità un campo centrale per realizzazione delle partite e dei campi adibiti ad allenamento, neanche in realtà ad oggi dei campi insomma, utilizzabili per il calcetto a 5, quindi che possano portare dei vantaggi dal punto di vista economico, non è stato ritenuto di rilevanza economica, a differenza invece del centro sportivo di Via Rossini, all'interno del quale si possono trovare sicuramente delle possibilità di guadagno da parte di enti privati anche, e di conseguenza infatti l'affidamento che è terminato proprio lo scorso, che è stato rieffettuato lo scorso anno, è stato effettuato tramite una manifestazione di interesse seguita poi da una gara ad hoc.
questo è un po' il motivo. Diciamo che si va un po' in continuità con quanto è stato fatto negli ultimi 8-9 anni, ecco, per quanto riguarda il campo sportivo. Grazie. Va bene, passiamo alla votazione. Quanti sono favorevoli? Contrari? Astenuti? 3. Immediata eseguibilità, quanti sono favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Il punto numero 4 prevede l'approvazione della variazione della tipologia di area per servizi V06 e correzione di errori materiali presenti nella cartografia della variante generale al piano di governo del territorio. Allora, si è ritenuto di procedere nel variare la tipologia dell'area per servizi V06 dopo un'analisi obiettiva, studiata e mirata in funzione delle necessità in materia sociosanitaria rispetto alle esigenze della popolazione, che come tendenza nazionale sta andando sempre più verso l'invecchiamento, e a conseguenza di questo si impone la necessità di provvedere e di intervenire a tutela delle persone più anziane, più fragili e ai loro bisogni. Non a caso ricordo che a tale proposito abbiamo concordato con la dottoressa Scaccia, la quale presenterà la sua tesi di laurea proprio sull'identificazione del bisogno di salute nel comune di Vanseghello, ed è anche sulla base dei dati che emergeranno implementare quei servizi che sono fondamentali avere sul nostro territorio. Giusto per fornire alcuni dati, a Vanseghello i cittadini over 65 rappresentano un quarto della popolazione, mentre la percentuale di ultra ottantenni negli ultimi 15 anni è raddoppiata, passando dal 3,9% del 2009 al 7,8% attuale. Ad oggi infatti sono 417 le persone che superano gli 80 anni e abbiamo 60 over 90. È un primo passo fondamentale verso la concreta possibilità di offrire un servizio alla comunità, quale una RSA, uno dotato di tutti i servizi atti a contribuire al benessere e al buon invecchiamento di coloro che ne usufruiranno, oltre che a un grande aiuto alle famiglie, obiettivo che riteniamo di primaria importanza e che come amministrazione intendiamoci già muoverci fin da adesso. Gualdoni per la registrazione. Non lo so, rimango un po' basito da questa variazione fatta a 3 mesi dalla scadenza del mandato elettorale. Mi sembra tanto un abitato elettorale, anche perché io la vivo giornalmente la necessità di un intervento sociale sugli anziani, li vedo tutti i giorni e mi chiedo se è stata fatta un'analisi corretta, perché o quantomeno se è stata fatta un'analisi, è stato fatto uno studio sulle necessità, perché quello che mi stavi raccontando, sulla base dello studio che ha fatto la dottoressa, cioè io l'ho letto con le domande che faceva in quello studio lì e mi sembra un po' poverello, cioè sull'analisi dell'analisi della necessità questo non mi pare che possa emergere. Poi che sia facile dire che la popolazione invecchia e quindi che probabilmente avremo bisogno di più case di riposo è abbastanza facile, ma è una tipologia di servizio che ha dei costi mostruosi, tant'è vero che tanti comuni che l'avevano realizzata e gestita in autonomia in passato hanno rinunciato, hanno fatto dei bandi, hanno fatto delle gare, per cui benissimo. A casa di riposo ovvio che nessuno ti dice no, assolutamente cosa stai facendo non va fatta, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, sarebbe anche una bella cosa. Però mi sembra che come tempistiche e come analisi, se l'analisi che è stata fatta sullo studio della dottoressa che sta facendo questa indagine sullo stato di salute di alcuni di Vanseghello, mi sembra un po' pochina, ma davvero un po' pochina, perché realizzare una casa di riposo non è una cosa banale, tant'è vero che tanti comuni ci hanno pensato e tanti comuni non l'hanno fatta. È una tipologia di struttura che ha una trasversalità sul territorio e se ogni comune fa la sua casa di riposo chiudono tutte poi alla fine, perché non possono stare in piedi, perché i costi sono davvero tanti, perché la modalità di gestione, la tipologia di gestione che richiede,
la capacità di gestione che richiede, cioè, non è che ci si inventa gestore di case di riposo dall'oggi al domani. Per cui, al di là del fatto che andrebbe benissimo, e questo lo premetto, vorrei capire quali sono state le analisi fatte prima di decidere che Aranzaghello abbia bisogno di una casa di riposo. Ce ne sono due a Castano, una a Lonate, una in Veruno, una poco più in là di Veruno, a Buscate in fase di realizzazione una, ma a Buscate in fase di realizzazione ci stanno lavorando da 15 anni. Da 15 anni. E quindi con tutte queste case di riposo che ci sono sul territorio, volevo sapere che tipo di analisi è stata fatta, perché quello che emerge dalle domande che sono state fatte per lo studio che è stato fatto mi sembra davvero un po' poco per decidere di realizzare una casa di riposo a Aranzaghello. Il fatto di partire prima non vuol dire che per forza bisogna farla, cioè il fatto di partire prima vuol dire c'è davvero la necessità, si riesce economicamente a sostenere un progetto di questo tipo, è una casa di riposo che verrà fatta e la gestirà il comune, è una casa di riposo che la verrà fatta e c'è qualcuno che poi la gestirà per conto del comune, la realizzeremo a nome e a spese dei vanzaghellesi o la realizzerà un operatore terzo che poi renderà in qualche modo conto dal punto di vista economico al comune perché ci mette l'area? Cioè, sono una serie di domande che, al di là del fatto che una casa di riposo è sicuramente un bel tipo di intervento, a tre mesi dalla campagna elettorale, meno della campagna elettorale, tre mesi delle elezioni quasi, mi sembra che mi lasci molti, molti, molti dubbi. Sì, Zara Claudio per la registrazione. Sì, giusto per chiarire, dottor Gualdoni pone molte domande che sono anche premature, giustamente chi gestirà, come verrà costruita. Chiaramente è un'opera che una residenza per anziani, che poi sia una residenza protetta, centro diurno, no? Richiede, come diceva, degli anni, per cui appunto è sicuramente una decisione urbanistica in questo momento, cioè quella di andare a specificare meglio la destinazione di un servizio che va anche a completare un lavoro che è stato portato avanti in questi anni con la revisione del PGT, nel senso che quella fascia del nostro paese lì a nord dell'abitato si è completata, è stato confermato nell'approvazione del PGT di destinare quell'area a servizi, quindi quell'area è già destinata nel piano dei servizi del nostro piano di governo del territorio, quel terreno è oggi destinato a servizi, quindi qui si tratta di fare un passo ulteriore e andare a indirizzare per i prossimi n anni, quindi chiaramente è un lavoro che non è che portiamo avanti in questi due mesi, chi ci sarà nei prossimi anni, andare a dare un indirizzo per un'area, per una destinazione che sia socioassistenziale e destinata agli anziani. Lì abbiamo questa fascia che va a chiudere sostanzialmente l'area residenziale del paese e si è deciso, no, nell'ultimo piano di governo del territorio di approvarla in questo modo, per cui sappiamo già che più a nord non ci saranno ulteriori costruzioni, i terreni a nord sono diventati agricoli, quelli che erano in perequazione, lì c'è già questa fascia di servizi che non è nata adesso, che si è sviluppata negli ultimi 20 anni, no? Il centro sportivo di Via Rossini, poi la scelta che avevate portato avanti voi come amministrazione ormai 15 anni fa di posizionare il polo scolastico e ora rimane, sono state completate, diciamo, i piani attuativi di residenziali, quindi oggi stiamo dicendo quello di
andare a identificare sulla base di quelle che è l'analisi delle necessità del paese, di dire bene, concentriamoci adesso sugli anziani, perché sostanzialmente anche dall'analisi poi che hanno fatto gli urbanisti nel redigere il piano dei servizi si constata che sostanzialmente Vanzaghello è coperta, no? Dal punto di vista dei servizi per quanto riguarda le altre fasce della popolazione, quindi mi sembra abbiamo l'asilo nido da una decina d'anni a questa parte, abbiamo le scuole con una dotazione sufficiente di aule per gli alunni. Il discorso è anche sulla prospettiva di crescita della popolazione che è contenuta nel piano, quindi non c'è una previsione di sviluppo residenziale tale da sconvolgere il dato attuale, per cui mi sembra abbastanza ragionevole, andando ad analizzare l'andamento demografico del paese e come si va a ripartire sulle fasce di età, prevedere che da qui a 10 anni questo servizio sia sicuramente un servizio utile. Quindi ok, in aggiunta di quello che è stato appunto detto e ricordato, lo studio che verrà fatto appunto come tesi di laurea è uno studio sul bisogno di salute e necessità nel territorio di Vanzaghello, ma questo è uno studio, aiuterà a capire quali saranno i servizi che si potranno implementare. La necessità è data dai dati che sono naturalmente sotto gli occhi di tutti, di questo incremento di persone ultra ottantenni, di questa necessità che c'è bisogno, perché anch'io l'ho constatato giornalmente attraverso richieste, attraverso i bisogni che ci sono nelle RSA per i centri diurni, e questi sono servizi che sicuramente nel tempo, negli anni arriveremo, e non vogliamo arrivare in emergenza, ma comunque cominciamo a dare, identificare appunto questa area per una possibilità di un sviluppo di un RSA. Anche chi ha persone anziane, problema delle badanti, sono i problemi che giornalmente vivo anch'io, sono legati a quello che è il miglior invecchiamento per quanto riguarda i nostri anziani, sulla base di quelle che sono le esigenze, per cui da offrire una possibilità futura di intervenire sugli anziani per il comfort che possono avere rispetto a un centro diurno, la frequenza, la socializzazione, questo è quello che mi preme per il benessere e per la salute dei nostri anziani. E d'altronde i dati dicono che si va verso un incremento della popolazione anziana, con tutte le conseguenze che ci sono. Di conseguenza bisogna fare delle scelte già pensando a un futuro, ma il futuro è già oggi, per cui non bisogna strumentalizzare, non bisogna parlare di campagna elettorale, ma bisogna parlare di servizi veri che è necessario implementare sul nostro territorio. E la nostra attenzione verso questa fascia di età per forza ci rende obbligo di poter intervenire in questo senso. E ripeto, le richieste sono tante, le RSA qui vicine hanno anche delle liste d'attesa che purtroppo non riescono ad abbassarne i tempi, proprio per le grandi necessità che ci sono da parte della popolazione. Si invecchia su tutto il territorio, non solo a Vanzaghello. Sì, allora, i concetti che esprimi sono assolutamente condivisibili. Non è perché poi la popolazione stia invecchiando, cioè sta invecchiando a 40 anni a quella parte qua, cioè nel senso non sapevamo 40 anni fa che saremmo arrivati qua, e sapevamo da 40, e sappiamo che se le conoscenze della medicina migliorano probabilmente aumenterà anche l'età media delle persone, quindi la popolazione passerà da 3 a 7, da 7 al 10, dal 10 al 15% di persone anziane, considerato che non si fanno più figli. Rispetto a una volta, la percentuale di persone anziane aumenterà ancora di più.
E le parole che ha detto il signor sindaco sono sicuramente condivisibili nel contenuto, nel concetto. Le mie preoccupazioni erano altre, cioè gestire una casa di riposo bisogna avere gli accreditamenti dalla regione, perché se no una casa di riposo costa 4.000 euro al mese e non ci va nessuno se non hai gli accreditamenti della regione. Gli accreditamenti delle regioni sono contingentati, cioè non è una cosa molto banale. Ci vogliono 20 anni per arrivare a realizzare una casa di riposo, e a questo punto, se ci vogliono 20 anni, fare una variante al mese di giugno o fare una variante al mese di gennaio è ovvio che fa pensare che questa sia una bella campagna elettorale, perché se no, considerate le tempistiche che ha una progettualità del genere, che non è una cosa che decidi oggi e fra 3 mesi la costruisci, considerate queste tempistiche, si poteva partire, o partivi 4 anni fa, perché tanto la popolazione era la stessa 4 anni fa, o se no si poteva partire a giugno. Posso, sindaco, fare una precisazione che forse non è chiara? Io penso che sia chiaro, da quello che andiamo ad approvare oggi, che questo è un primo Zar Edoardo, sì, per la registrazione, scusate, sia un primo piccolo tassello che si va ad approvare su un progetto che presumibilmente neanche la prossima amministrazione riuscirà a vedere realizzato. Perfetto. Questo poi tanto dipenderà da diversi fattori, alcuni sono stati giustamente citati, altri saranno anche proprio relativi alle esigenze. Quello che però è chiaro è che il trend che si sta notando, oltre a quello dell'invecchiamento, ed è un problema che posso dire mi ha toccato personalmente, so che tocca tanti conoscenti e tante persone che ho modo di incontrare quotidianamente, è il fatto di dare assistenza ai nostri anziani, perché oltre all'età media che aumenta, fortunatamente, ahimè, aumenta anche l'età pensionabile, e questo non è un dato da sottovalutare che bisogna tenere in considerazione, perché quando 30 anni fa si andava in pensione molto prima e si aveva modo poi di accudire i genitori o i familiari in maniera differente, oggi purtroppo non è più così. E questo è il primo dato che si tiene in considerazione. In secondo luogo, penso che sarebbe stato dall'altra parte poco serio partire 4 anni fa con un progetto di questo tipo, perché come penso abbiamo avuto modo di dimostrare, dopodiché possono esserci diverse opinioni in merito, cerchiamo di lavorare sulla base di ragionamenti, di un lavoro che viene effettuato nel corso degli anni. C'è stata in questi anni la possibilità di confrontarsi con la popolazione, il sindaco ne ha avuto modo in prima persona, e in questo momento siamo arrivati ad un punto con un PGT approvato, con una pandemia che è finalmente arrivata al termine, perché diciamoci la verità, sarebbe stato anacronistico nel 2022 parlare di una casa di riposo. Dal 2022 ad oggi sono passati solo 2 anni, ma le modalità di vita si sono completamente ribaltate un'altra volta, mi viene da dire per fortuna, sotto tanti aspetti. Di conseguenza anche questo è un altro dato da tenere in considerazione. È un progetto che però abbiamo, che non è giusto nascondere, che potrà subire delle modifiche, delle trasformazioni. Siamo ben consapevoli di qual è l'iter che ci sarà da percorrere, e vedremo chi dovrà percorrerlo, come lo percorrerà, anche sulla base delle esigenze che man mano verranno fuori. Detto questo, come ha spiegato bene anche l'assessore Zara, da un punto di vista proprio di conformazione del territorio e da un punto di vista urbanistico, come amministrazione abbiamo voluto dare questo tipo di indirizzo all'area, questo segnale, e ripeto, non essendo presumibilmente un progetto che si porterà avanti in soli 5 anni, perché 5 anni volano e gli iter burocratici, soprattutto più che quelli pratici, sono molto molto lunghi, non deve essere questo sicuramente un segnale elettorale, però è un progetto che abbiamo ritenuto opportuno portare avanti. Non mi sembra di essere l'unica amministrazione che porta dei progetti in consiglio comunale a pochi mesi dalle elezioni, e lo abbiamo visto anche nel corso dei precedenti mandati, ma non voglio tornare al passato, che poi si dice che si torna sempre al passato, però giusto per concludere. Grazie. Tra l'altro, un'osservazione che va al di là di queste cose qua.
la progettualità di Regione Lombardia negli ultimi anni è mirata la progettualità sul territorio, quantomeno dal punto di vista sanitario, è andata nella direzione opposta, se vuoi, perché è andata nella direzione di curare il malato al domicilio, con una serie di progetti, l'ultimo ridicolo per tutto quello che vuoi, va bene, adesso poi se vuoi te lo racconto anche, ma non è questa la sede, ma tutta una serie di progetti che vanno e che indirizzano alla cura del malato al proprio domicilio, con l'implementazione di una serie di servizi nella cura del malato, nella direzione di curare il malato al domicilio. Questo poi dopo fra 6 mesi cambia, magari, questo non è che in questo momento qua è un po' così. Poi quando i progetti che stanno facendo crolleranno come la casa di cartapesta, probabilmente cambieranno anche direzione. Bene, passiamo alla votazione. Quanti sono favorevoli? No. Astenuti? 3 astenuti. Per immediata eseguibilità, quanti sono favorevoli? No. Astenuti? 3. Siamo alle comunicazioni del sindaco. Desidero rivolgere l'invito a visitare la mostra che si terrà dal 22 al 26 febbraio, gennaio, presso la scuola secondaria di primo grado Alcide De Gasperi di Vanzeghello, sulla figura di padre Carlo Crespi, dove ieri per l'occasione ho avuto modo, insieme all'assessore Doris Giuliano, di incontrare gli studenti, insieme alla dirigente, agli insegnanti, al console generale dell'ambasciata dell'Ecuador a Milano e ai rappresentanti dell'associazione Para Todos, e di condividere la testimonianza di quanto ha saputo donare il sacerdote missionario in terra ecuadoriana. In occasione della giornata nazionale del dialetto delle lingue locali, prevista per domani 17 gennaio, l'amministrazione comunale, in collaborazione con il centro anziani, l'intervento della compagnia dialettale IAMIS e la partecipazione delle classi quinte della scuola elementare, si terrà presso il centro anziani di Piazza Pertini un pomeriggio dedicato al dialetto, al termine della quale verrà offerta una merenda dal centro anziani, cui ringrazio tutti i volontari per la preziosa collaborazione. Anche quest'anno, domenica 21 gennaio, in occasione della festa di San Sebastiano, patrono e protettore della polizia locale, la nostra amministrazione, in collaborazione con i sindaci di Castano Primo, Magnago, Nosate, Robecchetto Coninduno e Turbigo, ha invitato gli agenti delle rispettive polizie locali a partecipare alla Santa Messa delle 18 presso la chiesa parrocchiale di Vanzeghello per celebrare la ricorrenza e ringraziare gli agenti per il loro prezioso contributo che offrono al nostro territorio in tema di sicurezza, e estendo a tutti l'invito. Come di consueto, a memoria e ricordo della tragedia della Shoah e delle vittime delle foibe, sono organizzati eventi mirati con il coinvolgimento degli studenti e di tutta la popolazione. Che invitiamo ad intervenire nelle date che indicheremo attraverso le locandine e le informazioni che saranno riportate sul sito comunale e i canali ufficiali. In merito ai progetti finalizzati alla prevenzione della salute, tema molto sensibile alla nostra amministrazione, informo che oltre alle visite senologiche prenotabili nelle date e nei posti messi a disposizione presso ASPM di Magnago e di cui abbiamo fornito informazioni attraverso il sito comunale, a partire dal prossimo mese di febbraio, a seguito e attraverso la collaborazione con l'associazione ADIVA, saranno effettuate visite specialistiche mirate alla prevenzione dell'ambliopia, il cosiddetto occhio pigro, per i bambini nella fascia di età compresa tra i 3 e i 6 anni, e per venire incontro alle esigenze delle famiglie le visite saranno effettuate presso la scuola dell'infanzia statale e parrocchiale. Per entrambi i progetti non vi saranno costi da sostenere da parte degli utenti. Ringrazio per l'attenzione. In merito agli aggiornamenti, ulteriori informazioni e dettagli potete consultare il sito comunale. Buona serata a tutti, grazie.